Valenzano Symphony, un fiore all'occhiello per l'amministrazione comunale di Subiano, che mette insieme la cultura della musica con la cultura e la storia anche dell'ambiente e del territorio. Sì, Valenzano Symphony è l'evento, il fiore dell'occhiello, diciamo così, di Subiano, perché è veramente un evento che non esce solo dalla provincia, ma tocca tutta la Toscana. È cultura, ovviamente, perché la qualità è elevata, siamo veramente col maestro Trovato a livelli veramente, veramente importanti. È importante per il territorio perché ovviamente abbiamo un concentrato, vengono tante persone, ripeto, non solo del luogo del territorio, ma fuori la provincia, in Toscana, se non anche dall'Italia, e per tutti i turisti stranieri anche da fuori Italia. Se da una parte abbiamo naturalmente Marino Franceschi con Marino Fa Mercato che ci dà sostegno proprio offrendoci questa location veramente bellissima e veramente unica, direi, proprio qui nel nostro Casentino, dall'altra parte quest'anno anche due importanti sponsor si sono avvicinati a Valenzano Symphony per l'intervento proprio dell'amministrazione comunale. Sì, allora ovviamente il Marino Fa Mercato e nella persona di Marino Franceschi sono sempre di una grande gentilezza e generosità, perché non passa anno dove offrono questa location e anche qualcosa più ogni tanto, ovviamente, quando è qui presente, che è un posto meraviglioso. Questo vale la pena solamente prendere una sedia, mettersi in questa corte e stare lì a guardare il cielo, a guardare queste mura, perciò il posto è bellissimo. E ovviamente la visuale, l'aria che si respira fra queste mura veramente antiche crea quell'atmosfera giusta per questo tipo di musica e per questo evento. Ovviamente insieme a Marino Franceschi quest'anno si è avvicinato anche due sponsor da me fortemente voluti, perché sono sensibili soprattutto i due presidenti, insomma, presidente Francesco Macri e presidente Sergio Staderino di Coingas e Destra rispettivamente, perché sono sensibili a questi eventi culturali e hanno supportato questa grande manifestazione, che ce n'è sempre bisogno, ne abbiamo sempre volentieri due sponsor veramente importanti. Tu tango son creaturas abandonada che cruza sopra il varo del cajacó quando dono las puertas están cerradas y ladras los fantasmas de la canción malera canta il tango con voz quebrada. Malena tiene pena. E ora insieme al maestro Andrea Trovato, direttore del festival. E davvero sta iniziando questa serata che abbiamo con un ensemble dei più straordinari per quanto riguarda il tango argentino. Stasera abbiamo l'Iperio, un ensemble con Serena Marione voce, un gruppo specializzato in piazzolla, nel nuovo tango ma anche nel tango delle origini. E poi all'interno delle altre quattro serate troveremo i generi più diversi, dal classico, quindi Mozart, Schubert, e sarà la serata conclusiva con Umbria Ensemble, un altro ensemble molto prestigioso, e alla lirica con concerto per soprano, arpa e flauto e la canzone d'autore in chiave jazz con il Maurizio Di Fulvio Jazz Quartet. E quindi una serie di concerti vari, accattivanti, di facile ascolto ma di elevata qualità culturale, che spiccano anche all'interno del nostro cartellone Terre d'Arezzo Music Festival. Un cartellone che, voglio ricordare, comprende 12 amministrazioni comunali e 25 eventi in totale. Quest'anno avremo una conclusione di eccezione al Teatro Petrarca di Arezzo il 7 settembre con Carmina Burana di Karl Orff. Quindi l'invito veramente a tutti gli appassionati di buona musica: seguite Valenzano Symphony e Terre d'Arezzo Music Festival.
Fiorentini, flautista, il leader, ma vorrei dire anche il presidente, perché questa è la vostra è un'associazione, presidente di questa associazione che nasce da un'idea del 1991, si concretizza nel 92, 25 anni di attività intensa, con stasera raggiungiamo quasi le 1000 presenze sceniche. L'associazione è nata nel 1992 con l'idea di dedicarsi alla musica contemporanea, Debussy, Stravinsky, eccetera, eccetera. In realtà alla fine del primo anno abbiamo voluto fare un omaggio ad Astor Piazzolla, che ha avuto un grande successo, e da lì in poi abbiamo iniziato a approfondire la musica del tango, soprattutto Astor Piazzolla per tutti gli anni 90. All'inizio del 2000 ci siamo allargati da Piazzolla al tango tradizionale e abbiamo girato praticamente tutta l'Europa con un repertorio di tango tradizionale che abbiamo approfondito molto attentamente. Oggi siete uno degli ensemble più quotati a livello europeo e quindi questa sera credo che assisteremo a qualcosa davvero eccezionale. Sì, io sono abbastanza contento del nostro lavoro, abbiamo lavorato tanto, abbiamo invitato negli anni molti solisti argentini di fama da cui abbiamo potuto apprendere questo linguaggio del tango, che è un linguaggio per così dire non scritto, che bisogna apprendere, come si dice, per via orale. Per cui negli anni abbiamo fatto un lavoro di cui sono abbastanza soddisfatto. Questa sera presenteremo un programma che spazia un po' dal tango tradizionale alla musica di Astor Piazzolla, e abbiamo una cantante toscana che è di Pisa, di Fauglia, per la precisione, che canta molto bene e fa dei tanghi classici come Malena, giusto appunto, come anche Io Soy Maria di Astor Piazzolla, e poi presenterà anche un paio di brani suoi di sua composizione che sono in italiano, canzoni italiane che però sono molto affini allo stile del tango. Serena Marioni avrà un buon successo. Se dico Papa Francesco, che cosa viene in mente? Papa Francesco dice che da giovane ballava il tango, forse non si può dire, però lui lo dice. No, ma io voglio tornare a quel 2013 in cui voi siete stati protagonisti di un compleanno favoloso di Papa Francesco. Sì, sì, all'Auditorium della Conciliazione a Roma abbiamo fatto un compleanno in stile scenografico con 5 coppie di ballerini e Miguel Angel Zotto, che era il coreografo. È stata una serata molto bella, l'Auditorium della Conciliazione a Roma era pieno e quindi è stata una grande soddisfazione per noi. Credo anche molta emozione. Sì, 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 molta emozione. Anche quest'anno abbiamo fatto una cosa molto grande al Teatro Carlo Felice di Genova con oltre 2000 persone per i 100 anni della comparsita, perché quest'anno, 2017, è 100 anni dalla prima esecuzione della comparsita, che è il tango più importante del mondo. E abbiamo fatto questo spettacolo al Carlo Felice, che è stato anche per questo un grande punto di arrivo per noi. Valenzano Symphony 2017, un binomio importante insieme al Festival Terre di Arezzo. Assessore, da un punto di vista culturale questo festival credo che sia veramente un fiore all'occhiello per l'amministrazione. Sì, si tratta di un festival importantissimo, giunto alla 21ª edizione. Soltanto questo sta a dimostrare il riconoscimento che anche il pubblico gli tributa a questo festival. E devo ringraziare pubblicamente il maestro Andrea Trovato, perché grazie alla sua scelta delle varie orchestre riusciamo a rendere grande ogni anno sempre più bello questo Valenzano Symphony. Un ringraziamento poi è dovuto, e lo faccio con tutto il cuore, al proprietario del castello, Marino Franceschi, perché si ospita ogni anno nel chiostro del castello e dà una location bellissima anche a livello di promozione turistica del nostro meraviglioso paese, quindi grazie veramente. Ed è anche vero, perché in realtà questo castello è uno delle punte d'eccellenza proprio del nostro territorio. Abbiamo il castello della Fioraia, quindi siamo in epoca diversa, ma qui ritroviamo quella fine 800 che ci riporta veramente a rivivere un momento magico, forse, quindi un neogotico che insomma fa piacere riscoprire quando uno transita per la strada che porta verso il Casentino. Questi pinnacoli e queste torrette comunque affascinano. Parliamo di questa cultura
che ci vuole essere offerta proprio da un maestro come Andrea Trovato, che abbiamo conosciuto giovanissimo proprio qui in questo castello, quando ancora non si chiamava Festival Terre di Arezzo, ma non si chiamava neanche Festival Valenzano Symphony, e che abbiamo avuto modo di apprezzare. Oggi lo troviamo un direttore che è stato capace di portare la cultura della musica in tutta la provincia di Arezzo con il Festival Terre di Arezzo. Sì, il nostro festival giunge quest'anno alla 12ª edizione e siamo onorati di poter contribuire all'organizzazione anche delle bellissime serate qui a Valenzano. Il comune di Subiano ormai ci sostiene e ha aderito alla nostra iniziativa da molti anni, e davvero con successo direi crescente questa serie dei concerti di Valenzano. Il mercoledì sera, nelle sere d'estate, diventa un appuntamento attivo, atteso, pregustato, richiesto e seguitissimo da tutta la cittadinanza, non solo del Casentino, di Subiano, ma di tutta la provincia. Quello che io chiedo sempre agli interpreti del nostro festival, ai gruppi, ai solisti: proponete musica ovviamente di altissimo livello culturale, ma anche in grado di catturare e coinvolgere un pubblico di non addetto ai lavori. Uno degli obiettivi del nostro festival è infatti portare la musica classica a un pubblico giovanile, portare a concerto coloro che non hanno mai magari avuto la possibilità di andare a un concerto sinfonico, a un concerto cameristico, a un concerto lirico, e anche coinvolgere quelli che sono i turisti. Quindi un pubblico eterogeneo che deve essere catturato, coinvolto, ma anche soprattutto educato ed elevato attraverso la musica, la buona musica. Io sono Maria de Buenos Aires, in este barrio la gente pregunta quién soy. Qual è stata la mossa che vi ha spinto a chiamarvi così? Con questo spirito, diciamo, di approfondire la musica contemporanea, Hyperion era un nome che ci avvicinava molto alla musica contemporanea, perché c'è un'opera di Bruno Maderna, c'è un romanzo di Hölderlin, e poi è un nome che, diciamo, ci ha affascinato per il suo suono, no? Perché si ricorda bene, ci ispirava, ci comunicava qualcosa, per cui diciamo la scelta del nome, che ovviamente non ha niente a che fare con il tango, era più legata a un repertorio contemporaneo, però negli anni ce lo siamo portati dietro, piace, la gente se lo ricorda, per cui è rimasto Hyperion Ensemble. Io me lo immaginavo anche come la nascita di un qualche cosa, perché Hyperion era nella mitologia greca uno dei figli dei titani, sì. Ed era praticamente il padre dell'aurora, del una tramonto, divinità, del sole, certo. Insomma, ecco, la nascita della vita. La nascita della vita è qualcosa di gioioso, di bello, di luminoso, che lascia intravedere una speranza. Questo ci ha ispirato fin dall'inizio. E poi l'ultima considerazione, quella performance che avete fatto, quella collaborazione per tanti anni, alcuni anni, con Antonella Ruggiero. Sì, sta ancora andando avanti. Abbiamo fatto un repertorio di canzoni argentine con Antonella Ruggiero e abbiamo recuperato alcuni tanghi italiani degli anni 30 che sono molto simpatici. Abbiamo inciso anche un disco con lei, Contemporanea Tango, e è stata e continua a essere un'esperienza molto interessante, una grande artista. Choose a